Chloe, con tutti i secondi che siamo appiccicati, tra un po' mangi pure nel mio piatto. Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video. Come avrete letto dal titolo, oggi andrò a realizzare una full face utilizzando soltanto novità make up. Parte di queste novità sono parte del mio ultra iper giga acquisto di prodotti che ho fatto a Londra. Vi lascio l'haul da qualche parte qui nel canale. Altri sono prodotti che ho ricevuto in PR e alcuni che ho anche acquistato, perché comunque si compra lo stesso. Oggi, come potete vedere dallo sfondo, sapete che io cerco sempre di abbinare le cose, andremo col blu e sfoggerò un'arma da tempo celata a voi. No, ce l'ho da un po' in realtà e la volevo assolutamente utilizzare, quindi direi niente, lasciate un like, iscrivetevi al canale se vi va, lasciate un commentino scrivendomi, non lo so, cosa possiamo scrivere? Cosa avete mangiato a colazione? Così a caso. Allora, questa palette di Melt è la Muerte, era già uscita tempo fa e mi ricordo che in America era molto molto controversa. In realtà poi mi avete segnalato dei video che io non, sinceramente non ho visto, quindi non so niente, anche di contenuti italiani, e vediamo insomma come performa. L'hanno riformulata, non l'hanno riformulata, non lo so. Io l'ho acquistata personalmente sul sito di Melt, dove si paga la dogana. Io vi dico che per Melt la dogana la pago, e c'è sempre. No, non ho mai avuto un ordine sul sito di Melt dove non ho pagato la dogana. Oggi volevo andare a realizzare con voi un look teal. Ah, è uscito il trailer della Sirenetta, quindi penso che trarrò ispirazione dalla coda del Disney. Che ne pensate voi del trailer? In realtà è un teaser del trailer. Io tipo sono in fissa, l'ho ascoltato non so quante volte a Londra. Era in maniera anche illegale, non so, imbarazzante. Potrò utilizzare questa tonalità qua che si chiama Duelo. Sparina. Classicamente come tutti i pigmenti di Melt, questo cane, vado a picchiettarlo. Comunque niente, mi ispira un botto, non vedo l'ora di vederlo al cinema. Ma che poi c'è la cattiveria di far uscire i trailer nel 2022, quando il film esce non so quando, non, spero non 2024. Comunque, colorazione con pigmentato come al solito, me lo aspettavo anche più pigmentato, però vabbè, non so se vedete, qua c'è uno scalino di intensità perché ci sto andando piano, perché non voglio che diventi un look super colossale, ma potrei cascarci comunque. Va bene, gestibile. Sono andato poi ad applicare il colore Lagrimas, che è questo verde acqua teal, veramente molto molto bello. Vi posso dire, allora, percepisco il fatto che questa palette è leggermente più laboriosa rispetto alle altre. Cioè vedo proprio che ci sono dovuto stare tipo quei 3-5 massimo minuti in più a lavorare meglio gli ombretti, perché quello sì, è una cosa che ho notato. Poi magari li ho fatti comunque da schifo eccetera eccetera, vabbè, lo sapete che io non sono mua né altro. Per quanto mi riguarda, per il mio gusto, secondo me super super bene anche in questo caso, non ho assolutamente nulla da dire. Noto però che è una palette più spendiosa di energia rispetto alle altre, poi anche perché ha questi colori qua. Difatti sono andato subito sul teal e sul blu ottaneo più che blu peso, perché solitamente sono un po' i colori con quella punta di verde sono un po' più difficili. Niente, ora che cosa volevo fare? Nulla di particolare, semplicemente come in tutte le palette di Melt la percentuale delle tonalità shimmer è più bassa rispetto agli opachi, quindi andrei sicuramente a prendere questo blu qua e questo teal qui e forse questo nell'angolo interno. Iniziamo quindi con Katrina, vado a togliere tutte le pieghette che si sono create e vado con l'applicazione di Katrina, questo blu cupo. Non, la formula di Melt non tutti sono bagnati, ok, vedete questo è un po' più tipo subtone metallico, non tutti sono bagnati però hanno comunque una ricchezza in pigmento da su. Li si possono utilizzare anche come base per tipo questo qua, secondo me, con un topper sopra spacca, e credo proprio che lo scopriremo fra poco. Tra l'altro si stratifica ed è proprio un colore cupo. Dopo averlo applicato col dito vado leggermente a tamponarlo con un pennello, in modo tale da non avere bordi troppo troppo netti, anche se sarà una cosa abbastanza definita. Vorrei farvi notare all'inizio che io ho detto no, voglio fare un eyeliner sfumato, o non so se l'ho detto, comunque quello era il mio intento. E poi eccoci qua, purtroppo come sempre la situazione va
l'appetito viene mangiando. Giusto un po' la sfuma con l'opaco, poco poco perché tanto è molto morbida la sfumatura. Sì sì, proprio eyeliner sfumato, look non intenso, crediti. Ok, ora vado a mettere Angelito, che è brutto. Oh, che texture strana. Anche questo secondo me si vede che è diversa come palette. Oddio, è super secco questo colore. Oh, che strano. Mamma, è secchissimo, non si muove di una virgola. Non credo che abbiano cambiato la formulazione comunque. Vi dico proprio la sincera. Pennello. Sottolineo e preciso che non stiamo usando glitter primer, eh? Cioè stiamo applicando il colore e buona fortuna. Questo colore è brutto, cioè ha proprio una texture brutta. Si vede che è spesso, è secco, non fa grip. Sfumarlo un attimo con l'opaco. Allora, ho applicato le ciglia finte e ho messo Calaca leggermente nell'angolo interno. Essendo che non mi piace come purtroppo Angelito, guardate raga la texture quanto si è seccata rispetto anche al blu. È proprio difficile anche solo da spalmare. Volevo andare ad amalgamare il tutto con questo ombretto minerale di Neve Cosmetics, glaciazione. Dovrebbe esserci su Bio Boutique la rosa carina scontabile col mio codice sconto di Course 20 affiliato. E vabbè, lì solito c'è sempre Nabla, Mesauda, eccetera eccetera. E cerco di dargli un po' più di riflessi, perché è proprio... Oh là! Questi raga, questi ombretti di neve, vi giuro, sono... Cioè, guardate, sono da accattare. Mi dispiace tantissimo per questo shimmer di Melt. E già che ci siamo, vi do il mio parere. Prendeteli come tali, perché ho provato solo 4 colori su 2, 4, 4, 6, 8, 10, su 10. E credo che ci siano palette che costa molto comunque. Credo che ci siano serenamente alternative valide. Anche per persone che hanno meno sbatti, quindi anche meno necessari. Tempo ed edizione, insomma, mi sono trovato molto molto bene con gli opachi, bene con lo shimmer blu e malissimo con quello verde acqua. Sicuramente proverò a ritestarlo magari utilizzando diversi primer o cosi, cioè fa anche fatica glaciazione quasi ad attaccare, però vabbè, vogliamo un effetto bagnato e ciao. Quindi niente, devo mettere mascara. Tornassi indietro probabilmente non la ricomprerei, cioè molto meglio le Gemini e la Mary Jane. Per quanto io avessi, chi mi segue su Instagram lo sa, un hype incredibile, tornassi indietro non la ricomperei. Mi dispiace. Vabbè, finisco di spolverarmi e arrivo. Ok, spero di aver risolto la situazione alla meglio possibile. Comunque, vabbè, non mi aspettavo questa resa dallo shimmer e mi ha un po' messo i bastoni fra le ruote. Questo lo vogliamo dire, ma lo possiamo dire. Abbiamo messo su un bel programma. Lasciatevi stare. Per la base mi sono leggermente infastidito, ok. Per la base vado ad utilizzare questo prodotto qua di e.l.f. che viene claimizzato come dupe di Charlotte Tilbury, che è l'Elo Glow Liquid Filter. Solito problema che non ha, credo, solo e.l.f. ma hanno tantissimi prodotti anche più costosi. Il prodotto risale all'interno del tappo e non mi piace insomma questa cosa. Io sto utilizzando la tonalità 4. L'ho già utilizzato in comparazione un mesetto fa, se non ricordo male, su TikTok, così, perché li posto anche 3 volte al giorno, quindi faccio più contenuti flash. E avevo postato direttamente la comparison con l'Hollywood Flawless Filter di Charlotte. A parte che io specifico questi prodotti, io non li uso come fondotinta, ma li utilizzo come sublimatori luminosi, filtri luminosi. Sto utilizzando un pennello di Iconic London, che mi ha mandato Look Fantastic di un kit scontabile. Non lo uso come fondotinta. Partendo da questo presupposto, secondo me è vero che in commercio è quello che si avvicina di più a Charlotte Tilbury, cioè è stato proprio partorito con quest'idea, questo prodotto, secondo me. Tuttavia, per la mia esperienza, per il mio gusto eccetera, è bello metallico questo, cioè non bello metallico, è molto molto luminoso, mentre Charlotte Tilbury è come se regalasse una luminosità un po' più naturale, un po' più fluida, un po' più morbida. Sono piccolezze, nel senso, però se chiedete la mia opinione in merito al
discorso non è uguale, è molto molto, è la cosa più simile che c'è attualmente, però appunto rimane leggermente più metallico sulla pelle, soprattutto in queste zone qui, però è molto bello. Chiaramente uno non è che può spendere sempre un rene per Charlotte, quindi se vi va di provarlo a livello di alternativa, io l'ho preso sul loro sito, a Londra è introvabile, ci sta. Però identico non è. Come fondotinta vado ad utilizzare questo suppostone di Lisa Eldridge, il Seamless Skin Foundation, che ho comprato nel pop-up store di Covent Garden. La tonalità è la 22. Anticipo già che è proprio borderline, nel senso tra un po' diventa anche scura, però riesco tranquillamente ad utilizzarla ancora. Ho già fatto una first impression, non so se l'avrò caricata su TikTok. Comunque questo qua è, stavo scordando di farvi vedere tutte le sensazioni, questo qui credo è il pack, mi ricorda un uovo alieno barra supposta, molto lussuoso, costa 54 euro, se non ricordo male. Questa è la texture, viene cremizzato come fondotinta effetto completamente pelle, molto naturale come finish, quasi autosettante mi pare proprio lo descrivano, naturale, sottile, coprenza costruibile dalla buona durata. Io l'ho provato 3 volte e effettivamente dura, cioè su di me ha durato molto molto bene. Sicuramente per il fondotinta sapete che è lunga la situazione per dare una bella valutazione, però a livello di first impression una cosa che ho notato e che posso confermare è che è molto molto pelle, cioè non ha quella luminosità eccessiva di un prodotto luminoso, ma non è opaco, cioè proprio, vabbè che ora ho sotto quel cosino là, però è molto molto credibile come finish, non è artefatto in nessun modo. Trovo che sia un buon balance, nel senso io non penso in un fondotinta adatto a tutti i tipi di pelle, sicuramente per l'estremo secco questo non ce lo vedo molto adatto, però ho capito, magari se uno ne usa poco con una buona idratazione, secondo me anche per la pelle secca può andare discretamente bene. L'unica cosa, io ho visto un botto di entusiasmo da parte della community su Instagram dopo che avevo condiviso il fatto che ero al pop-up, insomma c'era proprio tantissima gente presa benissimo per questo fondo, tipo fondo della vita eccetera. Io per ora sta passando l'aereo. Intanto vi lascio il close up mentre questo coso fa il casino. Dicevo che ero stato pompatissimo e è molto carino, devo dire. Probabilmente non so se rispenderei tutti quei soldi, magari in un periodo dove non so. Vedete, la coprenza è buona comunque. Niente, il finish mi piace, bla bla bla, devo continuare a testarlo, non è per niente levigante. Questo è quello che penso. Me l'aspettavo più sconvolgente, però è bello comunque, assolutamente. Per ora promosso, ma ci vuole tempo. Però devo dire che è molto bello il finish. Comunque, per andare a realizzare i volumi del mio viso con le parti in crema, vado innanzitutto ad utilizzare il Laguna tonalità 03 bronzer in crema di NARS, nuovissima novità che ho ricevuto da Look Fantastic, non so se sia scontabile. E poi vado ad utilizzare il blush di Rem Beauty, che avevo ordinato sul sito, ma comunque era disponibile anche da Selfridges a Londra. E per farlo ho applicato il fondotinta di prima con il pennello di Rare Beauty, e lo utilizzo di nuovo per andare a depositare il mio contour in crema. È una tonalità abbastanza fredda di questo prodotto, l'intensità è buona, nel senso che nonostante io sia abbronzato si percepisce e scarico un po' l'eccesso, però è leggermente freddina, ecco. Forse ora come ora con l'undertone che ho adesso, il fatto che sono ancora un po' golden, è un po' freddino, però riesco a lavorare molto bene. A tal proposito utilizzo proprio il pennello del fondotinta perché mi impedisce di avere striature o effetti troppo netti. Sporco leggermente la punta del naso per andare, anche perché in polvere non ho niente, quindi vi faccio vedere questa parte cremosa. Ho bucato questa cipria che vedete, che sarà la prossima al ballo. E vado subito con il blush di Rem, che si chiama Curtain Call, quindi la caduta del sipario. No, lui lo sbatacchio sulla mano, semplicemente perché è questa tonalità molto bella, però non lo so, penso secondo me che si perda, la riprelevo lo stesso col pennello e vado a tamponarla qua. Risulta molto naturale, ma abbastanza vibrante. Diciamo che, mamma raga, vi giuro, mi punge l'occhio qua, che mi fa malissimo.
potrei lacrimare, me lo sento che questa è la giornata in cui lacrimo. E quindi niente, devo dire che rispetto a come era partita la mia experience con Rem Beauty, due prodottini che avevo testato, fra cui anche il correttore non ve l'ho mai fatto vedere su YouTube, mi sa. Non so, lasciatemi un commento se vi interessa. Mamma, che pungere quest'occhio. Rispetto al video che avevo fatto con Melissa, che vi lascerò qua, non è male, non sono male questi prodotti che stavo provicchiando, insomma. Quindi we appreciate that. Ma sicuramente, visto che ci vuole sempre un mese, non è la prima cosa che vi consiglierei. Allora, vado con il correttore. Finalmente proviamo il correttore di Vive. Io l'ho già utilizzato, lo sto utilizzando in questi giorni a casa. La tonalità che uso io è la medium 4. Il pack è veramente molto molto bello, ma devo dire che Jamie fa dei pack assurdi. 13 ml, è una bella bestia. E sì, sì, cioè è grosso comunque come correttore. Vi dico già, a livello di texture e intenzioni ricorda moltissimo il Dior bla bla bla, soprattutto nello scovolino. È un pelo più denso. Mi sarei aspettato una texture più morbida. Passa un aereo. Mi sarei aspettato una texture più morbida, vi devo dire la verità. Non so se riuscite a percepire dalla camera, è quasi mussoso, non è per niente liquido. Questa cosa devo dire che mi ha sorpreso, in nessun senso, né in negativo né in positivo, però mi aspettavo una cosa molto liquida. Invece no, una sua consistenza, anche una bella coprenza. Questo è un fattore secondo me molto molto buono. Devo dire, le volte in cui l'ho utilizzato è rimasto benissimo sul contorno occhi. Cioè è molto bello l'aspetto. Adesso io sto portando i volumi, poi vado a finire di sfumare. Molto molto bello l'aspetto sulla pelle. Non credo vada super bene per le pelli tanto tanto segnate, perché ha una certa densità al prodotto. Per le pelli secche che non lo so, devo ancora pensarci o capire, meglio, per quanto io possa capire, insomma. Una cosa che notavo appunto di questo correttore è che lo si applica e ha un aspetto molto bello per quanto mi riguarda. Durante la giornata è come se si sebo regolarizzasse, un po' come fanno i fondotinta, e diventa morbido. Su di me ovviamente, io parlo sempre per la mia esperienza. Questo è l'effetto che ho notato io. A me è piaciuto, sicuramente non posso dire che è il mio correttore preferito. Non mi ha sconvolto da morire, però lo trovo veramente performante e è un prodotto che mi spinge a utilizzarlo sempre di più, mi crea quella voglia di capirlo di più. Poi chi lo sa, io adoro Jamie, però cerco sempre di rimanere super obiettivo. Vado ora a fissare tutto con la loro nuova cipria Modern Powder Perfector. Quanto è bello, ragazzi, il pack, cioè è incredibile. Quella ragazza fa dei pack pazzeschi e usa la tonalità medium. Anche questa cipria me l'aspettavo molto più blanda, invece non so se percepite, fa il suo. Non è la più sottile che io abbia mai provato per essere una compatta, ma diciamo che io il contorno occhi lo fisso con la cipria in polvere libera. Dicevo, questa cipria me l'aspettavo molto più sottile. Non è spessa, però ecco, ha una sua cremosità che gli dà un po' di densità in questo senso. Però anche lei, come il correttore, durante l'arco della giornata si comportano benissimo insieme, vanno proprio a braccetto e ha proprio una componente riempitiva. Non è la più piallante che io abbia mai provato, devo essere sincero, però per ora mi sta piacendo moltissimo. Cioè, l'effetto trovo che sia molto bello. Volevo dire, prima che mi si spegnesse la telecamera, che il risultato della base, correttore cipria fondotinta, mi piacciono tutti da morire. Nota che secondo me può essere interessante ai fini della valutazione, che devo comunque portare avanti. Il fondotinta mi ha fatto una piega qui. Ok, e intanto volevo dire che la cipria di Vive, essendo cremosa eccetera, la vedo meglio per una pelle secca. Se notate, io l'ho applicata giusto a livello di finishing ed è dinamica, morbida, e non penso che alla pelle grassa una luminosità così possa piacere. Mi ricorda la cipria di Mesauda, un pelo più corposina, cioè tipo che ha coprenza, però mi ricorda un sacco questo effetto dinamico della cipria di Mesauda. Per le sopracciglia voglio utilizzare due novità: la Fluff and Hold effetto laminato di Too Faced e la, oddio, no, ma perché non riesco a farlo neanche di qui? E la Brow Pen di Glossier. Allora, vado con questo qua di Too Faced. L'ho già utilizzato due volte, è un prodotto che mi piace tantissimo. È identico a Refai, raga, però quello di Refai mi fa cagare.
si presenta come un classico scovolino che preleva la cera. La cosa che mi piace di questo prodotto, innanzitutto vi deve piacere l'effetto laminato, sapete che io amo l'effetto laminato. Allora, cosa che mi piace di questo prodotto, innanzitutto il finish è opaco, cioè quando si asciuga lui diventa opaco e pettina immediatamente, cioè non bisogna fare 850 passate. Ora io sto togliendo leggermente i residui perché è una cosa che va fatta prima, avendo fatto base, powder eccetera eccetera, bisogna pulire le sopracciglia. Io mi sono completamente dimenticato di farlo e quindi ora passo e levo il residuo di cipria. Perché questo raffreddore di domenica mattina? Il consiglio che do io con questo prodotto è di effettivamente prima andare con la parte in gel, non farci troppe passate perché vedete basta solo una e ha un finish opaco, quindi poi tende a fare i flakes su se stesso. Comunque sono prodotti, non questi qua, per fare l'effetto laminato, non sono prodotti da chi non ha sbatti, cioè bisogna gestirli bene. E poi io uso il pennello che c'è dall'altro lato, questo qua proprio uguale a Refai, inizio a appiattire le brows come le voglio e poi con le setole rimuovo l'eccesso se ce ne fosse. L'unico problema, ma qua ho sbagliato io, è che è meglio farle prima della base, perché sennò vedete che si crea questo effettino qua sopra, perché è giustamente la base incipriata col fondotinta. Ma è colpa mia. Penna di Glossier, bello, bel pennarello, bel tratto, non è il migliore che abbia mai provato, però comunque è scritto dopo il brow gel di, il brow lamination di Too Faced, cosa non scontata, pigmentazione giusta. Io utilizzo la tonalità blonde, ve lo ricordo. Ripasso di nuovo il gel perché voglio vedere se viene via. Ovviamente non vado a... no, si tiene. E no, come first impression mi sembra molto carino. Poi ovviamente vedremo questi prodotti. Brow pen, bisogna vedere soprattutto com'è la durata proprio del prodotto in sé, in quanto tempo si scaricherà l'applicatore e tutto quanto. Come lab brush vado ad utilizzare la penna, la matita di Vive Bark, e poi volevo utilizzare il rossetto di Emanuele Mameli in collaborazione con MAC, che mi è stato gentilmente inviato da MAC, che ringrazio, che si chiama A22, non mi ricordo più. Vabbè, comunque il rossetto è questo qui. Mi piace moltissimo il pack secondario, questo qua in cartoncino, perché è tutto nuvoloso. A me piacciono molto le nuvole, mi pare che si sia ispirato anche alle nuvole quando c'è il tramonto per la creazione della colorazione. Questo pack primario non fa per me, nel senso non mi piace moltissimo, però è giusto per segnalarvelo. Ha una cromatura da magenta, oro a verde, e questa qua è la tonalità, ok? Un nude rosatino. Alcuni dicono pescato, vediamo come sarà. Cacchio è la matita, sì. Vado con Bark di Vive. Cioè è assurda raga sta cipria di Vive comunque, perché mi tocco, perché mi vedo morbido, ma non sono bagnato, eh. È come Mesauda che dà quell'effetto idratato cremoso. Io avevo già sta tonalità, non la trovo più in casa, quindi l'ho ricomprata. E mi piace moltissimo perché è come se la sedia di Nabla fosse diventata portabile su di me, che non sono una dark skin. Quindi un bel marroncino. C'è un dinosauro che sale le scale. Rossetto. Un mamma. Metto poco al centro. Ripasso la matita. Allora raga, volevo scusarmi tantissimo, me ne sono accorto solo ora che sono andata in bagno. Purtroppo ho, vedete dove vi dicevo che mi dava fastidio, ho iniziato a lacrimare, tant'è che anche l'eyeliner che avevo piazzato qui per bordare la rima si è spostato tutto qui sopra, spaccando completamente l'ombretto, cosa che io sinceramente non avevo notato. E quindi ho provato a rimuoverlo. Chiaramente si fa quel che si può, una volta che la base è tutta fissata c'è poco da fare. Se solo ritrovassi un pizzico. Vedi, provo a pulire qui perché per togliere l'eyeliner ho imputtanato tutto, giustamente. Facciamo la stessa cosa di qua. Però cavolo, il correttore che scrive anche sulla cipria e non fa cose strane, vuol dire che sono belle morbide tutte e due. Tra l'altro non so se ve l'ho detto, ma nella parte inferiore dell'occhio ho applicato le tonalità Velorio, Sangre e Corazon, queste tre qua. Però non mi fa impazzire l'abbinamento, ma volevo provare
i più colori possibili. Quelle ovviamente tutto a posto, nel senso, a parte il fatto che ho lacrimato. Niente, video novità secondo me roller coaster, nel senso, lo shimmer della palette, il prezzo e tutto me l'hanno fatta valutare, nel senso che io non ve la consiglierei, perché comunque prendete una Carnival, avete la stessa selezione in maniera molto semplice. Fondotinta mi è piaciuto, Elo Glow mi è piaciuto, Rem mi è piaciuto, Vive mi è piaciuto. Rossetto, il colore da solo non mi sta assolutamente bene, non è un rossetto che utilizzerei. Mixato proprio a questa matita Bark di Vive, ci piace. Bene, basta. Fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti, sono molto curioso di leggere, perché c'è del qui pro quo da capire. Io vi ringrazio come sempre di aver guardato il video, scusatemi se poi dopo la palette mi sono un po' ammosciato, ma sapete che io sono no filter nel bene e nel male, quindi quando mi girano. E niente, vi ringrazio ancora, voglio un sacco di bene, ci vediamo al prossimo video.